Lista di attesa in Toscana si cambia. È stato firmato l'accordo tra la Regione e i sindacati della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, che definisce i criteri per ridurre le liste di attesa di visite specialistiche ed esami, ricorrendo all'attività svolta in regime di libera professione del personale dirigente dello stesso servizio sanitario regionale. Con questo accordo, in sostanza, consentiamo al nostro personale di poter lavorare anche la sera fino a mezzanotte e anche il sabato pomeriggio in attività aggiuntiva acquistata dalle aziende sanitarie per poter andare ad aumentare l'offerta e così abbattere le liste d'attesa. Abbiamo deciso che per ridurre le liste d'attesa si ricorre all'acquisto di prestazioni aggiuntive che si svolgono oltre il normale orario di lavoro e che a partire da prezzi che abbiamo concertato con i sindacati assolutamente convenienti per la Regione Toscana e per le aziende sanitarie erogano più prestazioni allo scopo di ridurre le liste d'attesa. L'accordo siglato prevede che le aziende sanitarie paghino i medici dipendenti che lavorano in regime di libera professione 25 euro a visita, 30 euro per ecografie e mammografie e 37,50 euro per le endoscopie digestive. TAC e risonanze magnetiche saranno pagate un massimo di 720 euro, di cui 360 destinati al personale medico e il resto al personale tecnico o infermieristico.